Buongiorno e buona domenica a tutti, sono Vanessa 90 e benvenuti su Storiografia Militare. Torno a parlare dei fatti di Cefalonia, avvenuti nel settembre del 1943, che causarono purtroppo come gravissima conseguenza dell'armistizio dell'8 settembre, firmato tra il Regno d'Italia e le potenze anglo-americane, porterà allo sterminio, tra le virgolette, della 33esima divisione di fanteria Acqui, di stanza nelle isole di Cefalonia e Corfù, parte dell'arcipelago delle isole Ionie nel Mar Ionio e parte della Grecia insulare. Ora un sopravvissuto racconta, cioè questo sopravvissuto dal nome di Alberto Sabatini ci spiega, ci fa omaggio di una terribile testimonianza di quanto, cioè, che va ad evidenziare di quanto orribile fu l'eccidio commesso dai tedeschi dopo i combattimenti avvenuti nell'isola di Cefalonia. Come vi ho già detto, i responsabili furono la prima Gebirgs Division, la prima divisione cacciatori da montagna della Wehrmacht, dell'esercito tedesco e non delle Waffen SS, come addirittura tuttora nel 2024 tanti sostengono, perché si dice che assieme a reparti Wehrmacht c'erano aggregati dell'SS. Va bene in questo caso non a Cefalonia, dalle altre parti sì, ma non a Cefalonia e tantomeno a Corfù. Quindi, ripeto, i responsabili furono la prima divisione da montagna Edelweiss della Wehrmacht, comandati in quel caso dal maggiore Hirschfeld. Spero di averlo pronunciato correttamente, che era appunto il comandante del gruppo tattico che verrà sbarcato nell'isola di Cefalonia, un comandante agguerrito e reduce delle campagne di Polonia e dal fronte russo, sempre con la stessa divisione. Tra l'altro, non posso non citare il fatto che la prima divisione da montagna dell'esercito tedesco che combatté a Cefalonia, che mise fuori combattimento la divisione Acqui che portò alla resa e poi l'eccidio della divisione Acqui. Non dimentichiamo che, allora, pur essendo l'equivalente dei nostri alpini che si macchiarono pure loro di gravissimi crimini di guerra nel teatro di guerra balcanico, ma la prima Edelweiss si macchiò di altrettanti crimini di guerra, rappresaglie, eccidi e operazioni di sterminio nella Grecia e nella Jugoslavia. Questo ci tenevo a sottolinearlo. Quindi, lo so che la fonte che utilizzo questa volta è una scheda, una testimonianza personale dal quarto volume della Seconda Guerra Mondiale di Arrigo Petacco, ma comunque una testimonianza tuttora resa valida e tra l'altro lo conferma anche il libro che vi ho citato l'ultima volta, scritto dalla storica Elena Agarossi, Cefalonia, la resistenza, l'eccidio, il mito, edizione Il Mulino 2021. Quindi, come prova del barbaro eccidio operato dai tedeschi a Cefalonia, è rimasta questa testimonianza del fante italiano della divisione Acqui, Alberto Sabatini, il quale, dopo averla sottoscritta, la consegnò al cappellano della divisione Acqui, Don Ghilardini, che svolgeva lo stesso ruolo di Don Formato, altro testimone oculare preziosissimo di cui appunto le sue testimonianze sono tuttora valide. Ora purtroppo dei sopravvissuti all'eccidio della divisione Acqui e chi fu testimone dei fatti di Cefalonia, penso che per un 99% di casi non ci sia più nessuno in vita ormai e quindi di conseguenza ci affidiamo solo alle testimonianze scritte e ai documenti ufficiali. Quindi che cosa ci spiega il fante Alberto Sabatini riguardo, mettendo in evidenza l'orrore dell'eccidio tedesco dell'eccidio tedesco contro la divisione Acqui compiuto dalla prima divisione da montagna, che vi ripeto era comandata dal maggiore Hirschfeld, e Hirschfeld rispondeva agli ordini che dall'OKW passavano direttamente per il comandante Alexander Lohr, che era il comandante in capo del gruppo d'armate E nei Balcani, e attraverso il generale Hubert Lanz, massimo responsabile dell'eccidio, in questo caso, che era il comandante del 22esimo Gebirgs Korps, che era il 22esimo corpo da montagna della Wehrmacht di stanza in Grecia. Quindi, dichiaro
ci spiega il Fante Sabatini, di aver personalmente assistito al trasporto di oltre 200 salme da San Teodoro, punta all'estremità nord, scusatemi, sud-occidentale dell'isola di Cefalonia, al porto di Argostoli. E questo avvenne come segue. La sera del 27 settembre 1943, 3 giorni dopo il massacro, verso le ore 21, fui chiamato da alcuni graduati tedeschi per seguire da vicino con la mia autocarretta una loro macchina. Prestate attenzione alla data, perché mi viene riportato in uno dei commenti che la dichiarazione di guerra consegnata dal Regno del Sud alla Germania nazista, da lì poi farà cessare gli eccidi. Errore gravissimo, perché il massacro di Cefalonia finirà 3 giorni dopo. 3 giorni dopo la data del 22 settembre 1943. La dichiarazione di guerra da parte del Regno del Sud alla Germania arriverà solo nell'ottobre del 1943. Quindi fate un attimino sta trafila qua. 25 luglio cade il regime di Mussolini, ok? Mussolini viene arrestato, bla bla bla, parte il governo Badoglio con i soliti 40 giorni, fino ad arrivare alla firma dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Re Trufolo, con il governo Badoglio, fugge, mi viene da dire pure giustamente per mantenere una continuità di governo, a Brindisi, non diversamente da quello che fece il governo francese sia che nel 1914 che nel 1940, per riparare a Brindisi. Ok? Bene, a ottobre dichiariamo guerra alla Germania, questo il Regno del Sud, su forte sollecitazione del comando alleato. Eppure nella persona, cioè in persona, da parte del generale Dwight Eisenhower, che era il comandante delle forze alleate nel sud mediterraneo durante la seconda guerra mondiale, boh, almeno prima dell'operazione Overlord, che è lo sbarco in Normandia. Quindi, continuando con questa testimonianza dell'eccidio di Cefalonia, nei pressi di San Teodoro ci siamo fermati e subito dopo la macchina che mi precedeva ripartiva mentre io fui trattenuto. Davanti a me, un po' a destra, da un'incavatura naturale abbastanza profonda, perveniva un grandissimo fetore. Nelle immediate vicinanze si trovava un autotreno con un autista italiano, attorno al quale lavoravano in silenzio alcuni marinai italiani, mentre 7 od 8 tedeschi, con le pistole e mitragliatrici in pugno, assistevano impassibili a quel macabro andirivieni. Il mio compito, mi disse un ufficiale tedesco, era di proiettare la luce dei fari della mia autocarretta nell'interno della buca e che scegliessi io il posto migliore per tale scopo. Prestate attenzione a questo passaggio. Fari accesi, puntati dell'autocarretta presso questa, tra virgolette, cavità naturale, tra virgolette, foiba, dove vengono rinvenuti i corpi di alcuni militari dell'Acqui trucidati dai tedeschi dopo che si erano arresi. Quindi che cosa vuol dire? Che queste operazioni di recupero delle salme venne fatto di notte. Operazioni di recupero e anche di occultamento. Provate a chiedervi il perché e ci arriverò alla fine del video, sperando che non sia troppo lungo. Continuando, quando il posto fu illuminato, ciò che vidi mi impressionò talmente che mi proposi di non guardare più da quella parte, ma involontariamente l'occhio scrutava. Per i deboli di stomaco evito di ascoltare questa parte. Corpi inanimati, deformi ed irriconoscibili, giacevano senza ordine, senza posa e senza cura, uno sopra l'altro, imbevuti nel sangue. Erano gli ufficiali italiani fucilati in precedenza. I marinai, muniti di barelle, portavano i cadaveri dalla buca all'autotreno. Quando l'autotreno fu carico, venne fatto partire accompagnato da 2 tedeschi, ma un altro autotreno arrivava con la stessa missione. Partito il secondo, arrivò ancora il primo e seppi dall'autista quanto segue. I nostri ufficiali venivano trasportati dal luogo della fucilazione al porto di Argostoli per essere imbarcati su una motozattera tedesca. Ogni autotreno ne trasportava 32-33 per carico. A proposito, le motozattere tedesche che parla il testimone sono queste, le Marine Farfram, che sono praticamente, scusate, le nostre motozattere MZ in servizio con la Regia Marina e anche con il Regio Esercito, erano l'equivalente costruite su brevetto di queste motozattere. Vabbè, chiusa parentesi. Ogni autotreno ne trasportava 32-33 per carico di corpi ormai senza vita. I marinai che lavoravano nella buca facevano parte della batteria costiera della Marina sita a Farao. Quando
Quando il quarto, sì, perché a Cefalonia c'erano sia che le artiglierie della divisione Acqui, ma c'erano anche distaccamenti della Marina, dei Carabinieri e pure della Guardia di Finanza nell'isola di Cefalonia, come per Corfù. Quindi, quando il quarto autotreno fu ultimato, il lavoro fu sospeso e con l'autocarretta io trasportai italiani e tedeschi alla Casa Rossa, famosa località dove avvenne l'eccidio degli ufficiali italiani, dove noi italiani siamo stati piantonati da due guardie tedesche. Erano le 4 del nascente 28 settembre 1943. Dopo un'ora gli altri due autisti ci raggiunsero. La sera stessa, verso le 20, tornai sul posto, cominciai lo stesso servizio, se non che verso mezzanotte un autista mi fece la presente deposizione. Fra i tedeschi che ci sorvegliano ce n'è uno di Bolzano, dell'Alto Adige, che è sempre stato con l'esercito tedesco, il quale mi consigliò, proseguì l'autista, di non parlare né avvicinare i marinai, in quanto molto probabilmente faranno una brutta fine, quindi vuol dire che i massacri non erano né ancora cessati. Io rimasi addirittura sbalordito, ma non ho tenuto conto del consiglio, o molto probabilmente vigeva una tale paura e un tale terrore da pensare di essere ripassati di nuovo per le armi. Io la interpreto così, poi non so, ognuno la interpreta a modo suo. Vorrei vedere voi al posto loro, mi viene da dire, però vabbè, insomma, quindi io rimasi addirittura sbalordito, ma non ho tenuto conto del consiglio del soldato. Infatti non ho mancato di avvertire alcuni marinai che al lavoro finito era meglio svignarsela. In quella notte era la seconda con il quarto autotreno, non solo era finito il lavoro, ma anche le salme, e appunto per questo i marinai li fecero andare al porto con l'ultimo autotreno delle salme, mentre io con l'autocarretta portavo i tedeschi al loro accantonamento di Argostoli. Dopodiché ritornai all'autoreparto, dove alcune ore dopo rientravano pure gli altri due, mentre i marinai rimasero al porto. Da allora nessuno li ha più visti. Probabilmente morti, probabilmente portati in prigionia in Germania come IMI, non si sa. So solo che alcuni militari italiani, dopo i massacri di Cefalonia, riusciranno, ma sono veramente pochi, li conterete sul palmo di una mano, riusciranno con qualche imbarcazione a fuggire e o a raggiungere il continente e la penisola balcanica, e passare nelle file partigiane come combattenti, oppure verranno pure loro internati nei campi all'interno della Grecia, oppure alcuni con qualche imbarcazione di fortuna riusciranno a raggiungere le coste italiane, che in quel momento sono in mano anglo-americana, e di lì poi salvarsi. Ora, questa testimonianza evidenzia di netto quello che fu l'orrore dell'eccidio di Cefalonia e dei fanti e soldati della divisione Acqui che vollero resistere su ordine del comando supremo alle richieste di disarmo da parte dei tedeschi, combatterono con estremo valore e gloria e vennero, ahimè, trucidati dai tedeschi, sia ufficiali che soldati, non con le cifre che di solito la vulgata classica nazionale ci ha sempre raccontato, però comunque fatto sta che fu il più grave crimine di guerra, o tra i più gravi crimini di guerra, commessi dall'esercito tedesco. Ora, il sopravvissuto in questione non racconta dell'eccidio degli ufficiali alla Casetta Rossa, ma parla del recupero delle salme che avviene di notte, perché comunque i tedeschi si erano resi talmente conto di aver fatto una porcata tale, pur mossi su ordine dell'OKW, dell'Oberkommando der Wehrmacht, quindi direttamente da Berlino, quindi il comando supremo germanico, che a Cefalonia non si dovevano fare prigionieri, e queste cose sono state messe per iscritto. Poi che i soldati, che gli alpini della Edelweiss si siano fatti prendere la mano, questo è certo, però comunque c'era l'ordine di non fare prigionieri. Alcuni addirittura degli esecutori non ne potevano più e poi rifiutarono di fucilare altri ufficiali e soldati di truppa. Alcuni, specie i provenienti dalla Baviera, si rifiutavano e venivano addirittura minacciati che se non provvedevano alle fucilazioni e alle esecuzioni di militari italiani, venivano anche loro passati per le armi. Altri, secondo Elena Garossi, si muovevano, cioè conducevano le fucilazioni solo su base volontaria, e se si rifiutavano non gli veniva detto alcunché. Anche qui la solita autonomia decisionale che poteva godere l'esercito tedesco e le Waffen-SS, che in questo caso, ripeto, a Cefalonia non erano presenti, e spero sia chiaro una buona volta per tutte.
Quindi le occultazioni e il recupero di cadaveri nell'isola di Cefalonia dopo l'eccidio venivano condotte di notte e con l'aiuto di soldati e militari italiani, sia che del Regio Esercito, sia che della Marina che erano a distanza nell'isola di Cefalonia e che avevano resistito contro i tedeschi. E anche qui molti servivano ai tedeschi pure dopo il massacro per compiti ausiliari. E non è vero che solo chi proveniva dal Trentino o da Trieste ebbe salva la vita durante l'eccidio, solo chi era di provata fede fascista e lo dimostrò. E, ragazzi, bisogna dirlo. I tedeschi non è che avessero munizioni e armamenti all'infinito per condurre l'eccidio, quindi le cifre vanno un po' ridimensionate e ne parlerò in un prossimo video di questo, utilizzando sempre la fonte sotto mano. Però il problema rimane, fu uno dei più gravi crimini di guerra commessi dalla Wehrmacht contro i militari italiani. E il discorso è semplice perché tanti, tanti si muovono sul fatto che vanno a dire: ah, i tedeschi erano, cioè era lecito il massacro tedesco perché comunque non c'era una dichiarazione di guerra tra il Regno d'Italia e la Germania, quindi considerati militari della Acqui, franchi tiratori, banditi, partigiani, bla 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 bla, potevano essere passati per le armi. È vero che questo Eisenhower lo disse a Badoglio, ma ragazzi, pur non essendoci una dichiarazione di guerra scritta, già il Regno d'Italia era in guerra con la Germania dallo stesso 8 settembre, perché la Germania con il piano Axe invase il territorio metropolitano italiano e non solo, dato che l'operazione garantiva il disarmo e la cattura delle forze armate italiane presenti nei vari teatri operativi. Quindi anche qua, cioè, è una scusa il fatto che ci si va ad attaccare, non c'era una dichiarazione di guerra tra Regno d'Italia e Germania. I tedeschi, che piaccia o meno, commisero un gravissimo crimine di guerra, punto e fine. È inutile starci girare, cioè, inutile girarci attorno, perché massacrarono dei militari di una forza armata regolare che avevano combattuto su ordine di un comando supremo, seppure ordine messo alla chetichella, ma che comunque avevano combattuto, si erano arresi e avrebbero dovuto come minimo essere fatti prigionieri, ok? Invece sono stati passati per le armi perché c'era da mettere in atto una vendetta. Per cui la Germania voleva farla pagare a noi italiani per quel maltorto e tradimento subito, che poi tradimento non fu, perché sapete benissimo come la penso, l'ho detto un sacco di volte, sul fatto dell'8 settembre. Punto e fine. Non a caso l'operazione, il piano militare si chiama Unternehmen Verrat, operazione vendetta. Tutto a caso, mi viene da dire. Quindi, insomma, ragazzi, la testimonianza del fante italiano Alberto Sabatini della 33ª Divisione Acqui mi pare che sia chiara e, insomma, alquanto rivoltante, perché mette in chiara luce quello che fu l'orrore del massacro tedesco verso i militari dell'Acqui. Quindi, che dire? Mi dispiace se magari vi ho dato del voltastomaco, ma questa è una chiara testimonianza di quello che fu il brutale eccidio di Cefalonia avvenuto nel settembre 1943. Quindi, i responsabili, le truppe da montagna tedesche. Tutto qua, che vi devo dire? E che fu una gravissima conseguenza dell'8 settembre 1943. A voi i commenti e le considerazioni. Quindi, se il video vi è piaciuto, like, iscrivetevi al canale e io vi auguro buona domenica. Al prossimo video.